In programma la sfida US San Salvo contro US Capistrello, intervista doppia prepartita ai due portieri che domani dovrebbero essere tra i protagonisti, Cialdini e Cattafesta. Allora chiediamo a voi innanzitutto di presentare l'altro, una breve descrizione. Beh, l'onore è più piccolo, vai. Allora, ciao, sono Antonio Cialdini, sono un bel ragazzo, amo la musica, amo i social, mi piace fumare, ma soprattutto perdo sempre la PlayStation. Wow. Ciao, mi chiamo Lorenzo Cattafesta, sono un ragazzo fondamentalmente umile, anche se ogni tanto me ne esco a Francavilla. Mi piace adattarmi a perdere la PlayStation, come ho visto prima, perché ovviamente l'ho massacrato, però il risultato parla chiaro, 0-0. E niente. Allora, due portieri, voi siete portieri, vi do due nomi, Casillas e Buffon. Con chi vi schierate e perché, o se ne aggiungete un terzo? Buffon perché è il mio idolo fin da bambino. Buffon perché non ci sta proprio paragone con Casillas, nonostante Casillas abbia vinto qualcosina, però non arriva neanche all'1% di Buffon. Ha detto di Sensi, c'è anche un terzo, cioè ci potrebbe essere anche un terzo di fronte. Terzo, alle pari di Buffon penso nessuno. Perfetto. Il giocatore, se fosse dei portieri di Serie A o delle massime serie, da cui vi darebbe più fastidio ricevere dei gol? Escludiamo Totti perché quello tanto vuoi far cucchiaio. Penso Icardi, perché per me è sbruffone. Non mi piace come persona, no? Come giocatore. Come giocatore non si discute. Però penso da lui. Io penso Bacca, perché è il giocatore più inutile che abbia mai visto sopra la faccia della terra, è rosico in una maniera incredibile quando lo vedo giocare. Milanista classico. No, io ci dico, però lo odio come persona, come giocatore non mi piace. Continuiamo a parlare proprio di rigori, abbiamo parlato del cucchiaio di Totti. La vostra reazione quando qualche giocatore vi fa un gol in questo modo? Si può dire esco pazzo? Sì, sì. Cioè, l'anno scorso mi ha provato a fare Polisena, l'ho rincorso per tutto il campo. Cioè, rosico proprio come pochi, cioè proprio esco pazzo. No, a me lo sanno quelli della squadra mia che comunque non mi devono neanche provare a fare. Se sul rigore che su quando calciamo, niente, non ci provo neanche, perché lui magari esce pazzo e rincorre, io ho il coraggio pure di arrivare a litigare e mettere le mani addosso. I portieri spesso ricevono dei cori dai tifosi, no? Avversari, di sfottò anche pesanti. Avete un coro proprio dedicato. Voi portieri, come reagite e se avete imparato a dargli non troppa importanza? Chi risponde? Parlo prima io. Vai. Tu intanto ragiona la risposta. No, io già so la risposta. Ah, okay. No, io sono abituato, diciamo, a avere buoni cori, perché comunque avendo avuto la fortuna di giocare in Puglia, nel girone pugliese, lì mettono molto pressione su questo fatto, cioè molto molte parole pesanti. E quindi da lì, diciamo, mi è servito come esperienza. Poi ci sta, è normale stare nel gioco, lo sfottò, anzi deve essere una cosa secondo me stimolante, nel senso da far vedere agli altri che non è quello che in realtà pensano e dicono. A me fondamentalmente carica, una cosa che mi carica, però sì, è normale che rosichi, da fastidio, però fondamentalmente sono uno che risponde, non sta mai zitto e magari dopo un coro, uno sfottò, magari qui lo puoi fare. Prima li puoi rispondere, siccome io e lui abbiamo giocato nella stessa squadra un paio d'anni fa, lì magari se lo facevi, rispondevi, ti aspettavano fuori ed era un po' totalmente differente da questo campionato e questo ambiente qui. Parliamo di preparatori, mi dicono che c'è un bel rapporto con alcuni. Il padre. Gianni, dicono Gianni Guerra, per esempio, a me è arrivata la voce, il papà. E il mio, di Cialdini. Papà di Cialdini, mio padre. Io c'ho un Morrone e Mario come papà. Ma c'è due padri allora, sia Gianni che Mario, che parlano tutti e due. Allora, Gianni Guerra, allora, gli fai i regali, gli regali i guanti. Quando? Dì che non ti fai regalati i guanti. Scopriamo gli altarini. No, nel senso me l'ha messo a un prezzo molto. Allora, messo Lorenzo? Niente, a me prezzo pieno, giustamente, perché c'è un rapporto privilegiato. C'è un rapporto diverso. Mi sono preso pure i Rausch, mi sono preso i Marlon, che lo scontro proprio fa fondamentalmente. C'è anche vabbè, però se devo parlare di Mario, già abbiamo tutti e due un bel rapporto, penso. Sono però dei grandi preparatori, quindi è sempre il papà, cioè no, sono delle grandi persone, oltre che grandi uomini, grandi allenatori. C'hanno... A me personalmente in due anni mi hanno fatto crescere tantissimo, sia sotto l'aspetto emotivo che l'aspetto anche caratteriale, perché comunque sono arrivato che ero più pazzo di adesso e fondamentalmente mi hanno calmato. Però per quanto riguarda il lato tecnico mi hanno insegnato molto e sono davvero delle ottime persone.
Anche perché se aveva un'altra testa non stavo qua, di certo. Sottolineiamo. Da 1 a 10, datevi un voto a voi stessi su generosità. 8. 7. Disordine. 0. 10. 1. Perché da 1 a 10. Quindi è molto ordinato. Io sono ordinatissimo. Contrario. Cioè, ho il disordine. Ambizioso. 10. 2, 3. Furbo. 8. 10. Goloso. 9. 11. Geloso. Sono curioso di sapere che dice lui, capito? Perché io nasconde sempre le situazioni. No, prima dice no, io sono fidanzato. No, io sono abbastanza geloso, però ti do 7,5. Io il giusto, dipende da persona a persona, però un bel 7,5-8 pure io. Timido. No, 1. 0. Cosa vi fa arrabbiare di più in una persona? La falsità. Penso anche a me. La falsità. Piatto preferito, bevanda preferita? Gnocchi al forno con la mozzarella, che fa mio padre. La fare lasagna di mia nonna, perché la nonna sembra la nonna. E bibita la Coca-Cola, perché mi piace tantissimo. Però l'acqua, secondo me, è la cosa più buona che c'è. Acqua, diciamo, pure Cialdini? No, io no. Diciamo che sono più un bimbo. Io anche latte. Vado sul classico. Il mio piatto preferito è davvero cotolette e patatine stile compleanno di 14 anni. Bellissimo. E bevanda Coca-Cola. Sogno nel cassetto. Sogno nel cassetto è, se non riesco nel calcio, diventare una persona importante, magari avere un'azienda o qualcosa. No, a me per quanto riguarda il calcio è il mio sogno nel cassetto, perché diciamo che non è le mie priorità, però magari riuscire ad aprire qualcosa di personale e riuscire a cavarmela da solo. In questi giorni c'è il Festival di Sanremo, è stato molto chiacchierato, chi lo segue, chi no, critiche o pregi del festival, non vi suggerite le risposte. Seguite il festival, qual è la canzone preferita? Un voto a Conti e De Filippi. Allora parlo io, perché non seguo il Festival di Sanremo, pure non io. Mi piace. Una volta solo ho visto. Mi piace perché un'amica ha postato su Facebook una canzone di Fabrizio Moro e mi è piaciuta. E poi personalmente a me Maria De Filippi piace tantissimo come conduttrice, perché mi piace, vedo c'è posta per te il sabato, non esco, e quindi vedo c'è posta per te. Professionista. Mi fa piangere. Infatti anche Cialdini, sì. No, ha detto l'altra intervista che... A differenza sua, gioca la PlayStation invece che c'è posta. No, io guarda, vedo mamma io vedo mamma piangere di me. Io sono un ragazzo che si fa subito prendere. Ah. E quindi gli do un bel 9 a Maria De Filippi. Invece Carlo Conti non mi piace proprio, gli do 2, però so che è un bravo conduttore, cioè sta conducendo abbastanza bene il festival. Penso. Io per quanto riguarda Maria De Filippi posso dare anche un bel 9 o 10, perché mi è sempre piaciuta fondamentalmente come conduttrice e come protagonista. Però Carlo Conti non so come faccia a interpretare Sanremo, però non mi va di dargli un voto. Per quanto riguarda le canzoni, ho sentito la canzone di Clementino e mi piace, però diciamo che non mi ci chiudo più di tanto, preferisco magari più vedermi la Leotta che non strano. Anche a Cattafesta piace vedere la Leotta. Concordo. Allora, visto che parliamo di canzoni, a voi piace fare il karaoke, l'abbiamo visto anche sui social, qualcuno che canta. Cialdini è esperto in questo. Allora, va bene, vi vogliamo sentire cantare per qualche secondo una canzone. Parte Cialdini. No, perché noi non c'è una canzone. Parte. No, non canto, io faccio una, non fa niente, una canzoncina dovete cantare, pensateci, canta Cattafesta. Cominciato? L'emozione nella voce di Adriano Celentano. Sto proprio anziano. Io non so parlare d'amore. L'emozione non ha voce, ma divisi siamo persi, ci sentiamo quasi sempre. Ma non è che è sbagliato? E qualche parola sbagliata? Andiamo avanti. No, allora aspetta, ma almeno... No, perché no? Ma almeno l'ha cantata, qualcosa è sbagliato. Che andiamo, però grande, grande, grande canzone. Non ho una canzone da cantare. Non fa niente, una cantala. Però vabbè, dopo la figura di mezzo l'ho fatto io. No, però quasi quasi, non è che devi abbandonare il calcio e però a cantare, perché comunque... Sì, ma Cialdini vogliamo sentire anche te. Ma io non c'ho una canzone, che ti lo dico?
Non mi viene, su Stinge, perché io non sento canzoni magari che puoi cantare, a me piace più il rap, mi piace più un Clementino. Cantala, vai, intona. Mi viene una, sono sincero. Si vergogna adesso, allora dovrà darci un video del suo karaoke. Che forse non ho messo le parole nell'ordine giusto, però quelle parole ci stavano. Sì. Però intonato c'è. Intonato c'è. Ma Marco la vedremo, cioè ti dice una domanda così, ti spiazza. Cialdini zero perché non ha cantato. Mi hai dato tranquillità, lo sai, sì, l'ho sempre detto. Andate al cinema, siete tipi da 50 sfumature di comico come Siani, horror, giallo, fantascienza. Split, tutta la vita. Sono davvero pure io, sì. Thriller, drammatico, azione, comico, tipo un vecchio che col salone lo vedete. Io se dovessi scegliere tra un Siani o un 50 sfumature, grigio, nero e bianco e rosso, grande, mi scelgo 100 volte Siani. Io sono appassionato del cinema, quindi sto sempre al cinema. Però sono uno che si adatta, cioè nel senso, se gli amici miei sono depressi, chiedo di accompagnare a vedere 50 sfumature, magari li accompagni e dopo, invece di piangere con loro, mi vanno a vedere Siani, un esempio. La parata più esaltante. Lì per lì non mi viene in mente, forse l'anno scorso con la Vastese ad Antenucci su una audizione il 6 gennaio contro il Pineto. A me forse all'andata col Virtus Teramo una punizione. Bella parata. Se i tuoi figli in futuro volessero giocare a calcio, che consiglio gli daresti? Allora, il mio amico Ilario Lepre, che gioca con me, gli ha detto al figlio: papà, non è da fare un portiere, è da fare l'attaccante. Proprio così gli ha detto. Perché l'attaccante è quello che guadagna, papà, ti porta i soldi a casa. E quindi io spero solo che giochi a calcio. Cioè, se giocasse a calcio già mi farebbe felice. Io la prima cosa che direi a mio figlio è studia, perché in questo mondo del pallone di oggi c'è poco guadagno e magari con un pezzo di carta un po' più importante magari si può sia studiare che giocare a calcio. Io ho fatto l'errore di abbandonare scuola, cioè nel senso il diploma ce l'ho, però ho fatto scuola privata, ma ad oggi preferirei tornare indietro magari a prendermi un pezzo di carta un po' più importante e continuare a studiare. Però sicuramente mio figlio non gli direi non giocare a pallone, provaci, ma arrivato a un certo punto, se vedi che non è cosa, continua a studiare. Allora, hai parlato di scuola, rapporto con l'italiano. Hanno accusato le scuole italiane, hanno accusato anche spesso i giocatori di essere, tra virgolette, ignoranti. Voi che rapporto avete con la lingua, dialetti e vari ed eventuali? Oh, i dialetti mi piacciono tantissimo. Dialetto Serie A? Cioè, dovunque vado mi piace proprio capire l'accento, capire le loro parole, quindi spesso mi piace. L'italiano non mi piace perché è troppo complicato e poi bisogna concentrarsi sull'italiano, cioè è una lingua molto difficile. Però comunque io studio, cioè faccio l'università, faccio economia aziendale e giustamente lì è un po' più matematica, fisica, cose che a me piacciono molto rispetto all'italiano. Quindi ti stai dando fondamentalmente, se ti fa qualche domanda in italiano, ignorante, stai un po'... Sono ignorante, cioè a me piace la fisica e la matematica. Cialdini! No, io non ho fatto né l'università né scuola normale, ho fatto un anno di scuola di scientifico tecnologico, diciamo che è andata bene fondamentalmente. Poi per un cambio di squadre, di tutto, ho deciso di abbandonare e fare scuola privata, però non me la cavo male, però mi ci devo concentrare, cioè devo stare proprio... Quindi invece con l'inglese ve la cavate bene, giusto? Ditemi una parola o una frase in inglese. Hello. Hello, my name is Antonio. Io l'inglese lo odio. La parte più scontata, perché più di quello non... Potresti affrontare qualsiasi viaggio all'estero, quindi. No, alla Totò. Quando sono stato l'anno scorso in Grecia, 2 anni fa in Grecia, comunque me la chiamavano, secondo me loro erano più ignoranti di me. L'unica cosa sarà quella, perché loro parlavano e mi rispondevano, io faccio finta di capire. Però io non capivo, dicevo yes. Yes. Alla Totò maniera, il compagno più forte con cui hai giocato e quello con cui hai più legato invece, perché? Mamma, che domanda. Ti posso dire uno per ruolo. Cioè, Nando Giuliano, secondo me, di un'altra categoria e ci ho legato moltissimo. Ciro Danucci, è un ragazzo che capitano ex Juve Stabia, che stava a Brindisi con me. Hernan Molinari e Lario Lepre, che secondo me sono dei giocatori, anche Armando Iaboni, per come persona, per come mi ci sono legato io, per come mi ha aiutato personalmente ad affrontare un anno difficile come quello dell'anno scorso.
Poi penso che ci sono tanti giocatori, stesso Rosario Di Rocco, secondo me è di un'altra categoria, tanti giocatori che non c'entrano niente con queste categorie. Messo in difficoltà perché ne sono molti da elencare, però uno su tutti direi sicuramente Andrea Antenucci, perché è il più completo e più forte che abbia mai incontrato da avversario e da amico più che compagno di squadra. Rosario, vabbè, neanche lo nomino perché è stellare, cioè non c'entra proprio nulla con questa e forse magari anche con qualche categoria sopra, non c'entra proprio nulla. In prospettiva forse quello che mi potrebbe entusiasmare di più è Oreste Di Fortunato, a parte l'amicizia che c'è, però un ragazzo abbastanza completo come organico di, sotto il punto di vista calcistico, quindi penso che possa arrivare in alto solamente se si sveglia un po'. Cosa vi dà più fastidio? Subire una goleada oppure un match dove ve la buttano dentro all'ultimo minuto? Entrambi un'estrema rosicata, forse la goleada, cioè è sempre brutto prendere gol, cioè già magari cioè fino a 2 gol ci si può stare, 3, ma dopo la prendo sul personale, cioè come per dire sono asino, cioè è una cosa brutta, umiliante. No, io penso la goleada perché fondamentalmente subire gol al 90esimo ci può stare, se poi magari è un errore tuo ti imbicchi proprio. Però fondamentalmente se capita una goleata vado in paranoia, perché veramente subire 1, 2, 3, 4, 5 mi è capitato, penso una volta solo nella vita, mi ricordo dove ero, Migliani, lo ricordo, 7 gol, stavo scipazzo veramente, quindi è brutta penso la goleata. Cambiamo discorso, San Valentino, siete romantici? Io molto, e anche l'amico mio, anche se dice che non è fidanzato. No, io sono fidanzato col cuore. E che significa fidanzato col cuore? Però no, San Valentino, e tu c'è una persona che cioè sei innamorato di questa persona, però non ci stai insieme. Questo significa bene o male. Molto bene. Però no, il romantico fino a un certo punto, sì, se devo fare qualche gesto carino lo faccio, però se mi chiedi di scalare le montagne, no, niente. Cioè, non so, se proviene dal cuore allora è romantico. Sì, ma non lo faccio proprio di mio, cioè non è proprio di mio, magari te lo dimostro in un altro modo, però non con cose eclatanti. Anche io, però mi piace essere romantico, perché mi piace vedere c'è la ragazza che si stupisce. Vacanze insieme, dove e perché? Ibiza Mykonos. Vi vengono a riprendere con raccattava. Però tu non sei, allora. A te ti porterei più a un Furci Ligia, no, un Parigi, una cosa tranquilla, perché fondamentalmente non sei uno. Ma perché tu non mi conosci da un'altra parte? Cioè, doppia vita di cattafesta. Io per esempio porterei a Parigi, una località tranquilla. Londra. Cioè, Parigi c'è cioè, la andare a ballare, mi porta a vedere tipo una partita all'Emirates oppure col Chelsea. No, a me, cioè io penso che lo sai, vabbè, a me. Io te l'ho detto. Ha detto già. Ibiza. Preso in pieno. Invece a te magari una Londra, sì, ce l'hai già. No. La caratteristica che ruberesti all'altro? I piedi e la tranquillità. La sicurezza e anche quell'esperienza che ha. Avete mai appeso un poster di qualcuno in camera? E se sì, di chi? Da piccolo, Italy Duff, Shakira, Rihanna, Cialdini. No, io ho solo un poster appeso a casa che è una foto mia, sono sincero, di quando ero piccolino della convocazione nazionale e di Cassano, perché Cassano è ignorante come è la base della mia vita. Ci può darsi, però è la base della mia vita. Forte no. Un del forte. Ma pure io adesso. Siete due mattacchioni, scherzo più bello nello spogliatoio? Due mattacchioni sono uno che diciamo è l'anima dello spogliatoio, perché mi piacerebbe scherzare, a volte esagero. E scherzo che io ho fatto mai, cioè non ho mai fatto scherzi, però diciamo aiutavo gli altri e facevo da parte. E gli scherzi ne ho fatti veramente tanti, non mi viene il più bello, però tanti il stanno. Più recente forse a Stefano Monaco, il portiere che sta allenando con noi, che è un altro che in prospettiva, anche se si deve svegliare, ma non come Oreste, cioè svegliare, no, può arrivare veramente in alto. Le abbiamo preso da un campo, stiamo parlando di Stanzano Marina, su un campo di terra lì vicino, l'Aglio, non mi ricordo dove stava, abbiamo trovato, gli abbiamo tutto messo dentro le scarpe, con l'acqua, con il bagnoschiuma, abbiamo dovuto buttare le scarpe, poverino, piangendo, se è andato a casa.
Però poi abbiamo risolto in modo tranquillo. Invece noi l'anno scorso, si chiama Pizzico e non rido, un gioco, abbiamo fatto a Domenico Giancristoforo e praticamente gli abbiamo fatto la faccia tutta nera e lui convinto che aveva vinto il gioco, ma in realtà aveva perso. È quello che ti macchi. Benissimo. È forte. E la sfida... La sfida inizia da una sfida PlayStation e finirà poi domani sul campo da calcio. 3-0 fermo, non lo so dire. L'interesse di questa sfida è certamente il duello a distanza fra questi due giocatori. Stefano, che pensi? Potrebbe essere loro a decidere. Non mi piace giocare, perché no? Sono due giocatori di talento su cui puntano molto i rispettivi allenatori. E giustamente aggiungerei. Troppo grande, oggi. Ecco la formazione di partenza. Ma andiamo a faccia al mondo per Torino. Si schierano con classico 4-3-3 con due attaccanti esterni. Piano tattico, mi sembra chiaro, puntare i difensori nell'uno contro uno per andare sul fondo e crossare in mezzo o per tagliare al centro. Dopo lo 0-0 alla play, al biliardino Cialdini ha deciso per il ritiro. Non va per me, il biliardino non va per me. Sapeva già che lo massacravo. Vince Vince Cattafesta a tavolino. Vorrei ricordare, 0-0, Cattafesta farà un rigore a Cialdini. Tirato centrale. Lo voglio ricordare.